Eccoci qua! Buonasera Sassella Cristina, buonasera! Iniziamo! A coprire il viso del signor Benz. Vai! Buonasera! Prisco Rachele, buonasera! Buonasera, buonasera Nicolas Benini, Cristiano Bragion, Marco De Campo, Stefano Zampieri, benvenuti al finale di stagione! Insomma, stiamo andando verso l'estate, c'è qualcuno che tra poco inizierà le ferie. Tra l'altro sentivo già di parrucchieri che non fanno le consulenze perché sono in ferie, quindi bisogna entrare un po' in un clima prettamente estivo. E quindi benvenuti, andremo poi a salutare. Stasera faremo una chiacchierata, un po' un punto della situazione, Ramona Italian Style, che bello, vi leggo tutti stasera anche nelle chat, Bruno, tra l'altro mi chiedevo come mai Bruno Foglianisi non l'abbiamo inserito in condominio, che è passato dalla diretta qui e poi non l'abbiamo inserito. Bruno, ecco, abbiamo fatto stasera dobbiamo proporti al condominio perché ci siamo persi, abbiamo questa mancanza. Allora, per Bruno l'importante è che sia un piano terra con giardino, quello è l'unico. L'importante è che ci sia il giardino soprattutto. Giardino verticale vuole, vuole giardino. Giardino, esatto, quindi l'importante è che ci sia il giardino. Va bene, dicevo, stasera faremo un po' un punto. Intanto salutiamo Manuela, Nara, Tiziana, Bruno, appunto, eccolo lì, Francesca, Terry, Cristina. Condividete la diretta, mi raccomando. Questa è la nostra ultima diretta su Facebook di quest'anno. Come si chiama? Scolastico. Di quest'anno scolastico, non anno, cioè prima dell'estate. Cioè giugno è scolastico. Anno scolastico. L'ultima diretta, l'ultima chiacchierata stasera. Tireremo fuori un po' di cose. Stasera scopriremo che in realtà Nicolas Benigni è il figlio segreto di Stefano Zampieri, ma sua moglie Claudia non lo sapeva. Nel finale di stagione succede di tutto, diciamo. È cose di questo genere, che Nicolas ha una sorella che in realtà è figlia di Marco De Campo, ma Marco non lo sa. E tutte robe di tutte cose di questo genere. Scoprirà che siamo tutti parenti. Tutte cose di questo genere. Ci toglieremo qualche sassolino dalle scarpe. Parleremo anche di Federico Fashion Styles, perché abbiamo rischiato di fare la puntata su di lui oggi, ma dobbiamo farlo perché anche dal punto di vista culturale è uscito il singolo, il disco Troppo Top di Federico Fashion Styles. Hai visto che abbiamo fatto un po' di cultura musicale sui parrucchieri? Non potevamo fare l'ultima puntata senza ascoltare il testo della canzone che sentirete. E non vedevamo l'ora. L'ora. Tra l'altro ho l'ultima parodia della stagione, perché finiremo con Maledetta Parrucchiera, una canzone meravigliosa che ho scoperto su YouTube, quindi metteremo un po' di queste robe, anche qualcosa di serio, perché notizie di ieri, le tasse non si pagano più il 30 di giugno ma il 20 di luglio, e quindi qualcuno ha esultato, qualcun altro ha detto vabbè, insomma, non è che 20 giorni risolvo i problemi, faccio un po' di cassetto in più, insomma. Ci sono anche quelle parti lì. L'ultima cosa che vogliamo dire in pubblico, perché è l'ultima diretta che faremo, quindi da domani in poi saremo solo per i nostri soci, e dovremo ricordare che il mese di agosto è il mese più in cui i parrucchieri fanno i cattivi veri, perché è il mese in cui fregano i clienti e i colleghi. Perché ricordatevi che il mese in cui si fregano i clienti e i colleghi è il mese di agosto, mentre gli altri stanno bevendo il mojito, voi li succhiate via il cliente, e ne parleremo stasera, facendo un po' un giro di tutti. Tra l'altro, ciao Maria Teresa Barbagallo, adesso vado in condominio a salutare quelli del condominio, ho chiesto di esserci, chi ce la fa, ma tra cene eccetera eccetera un po' un problema. In più abbiamo una linea aperta in più, perché non solo il condominio, ma in chat trovate un link, se volete venire in diretta a dire qualcosa, farci una domanda eccetera eccetera, potete farlo perché c'è il link nella diretta, l'ha messo Betty nella chat, quindi insomma tanta roba. Prima di tutto faccio un salto in condominio, a salutare il condominio. Eccolo qua, dove è il campanello? Aspetta, dove è il campanello qua? Eccolo qua. È permesso? Permesso, condominio, buonasera. Eccole qua. Buonasera. Beh, siete già in quattro stasera, che non è male, perché ciao. Ultimamente tutti che lavorano di notte, quattro donzelle in condominio. Quindi faremo due chiacchiere anche con voi.
Vi faccio vedere anche che di qua, se faccio così, ecco. Dopo ve lo faccio vedere che c'è già qualcuno anche là, mo mi sono sparite, ma c'è qualcuno anche di là. Va bene, insomma, faremo un po' un giro di tutto, chiudere anche un po' un cerchio, no, ragazzi, di questo inizio di 2020 piuttosto strano, noi abbiamo fatto un evento a dicembre, poi dicembre, come al solito, è il mese, insomma, i parrucchieri si divertono tanto. Gennaio si inizia un po' a capire, cala il lavoro, si costruisce, e poi ce ne siamo andati in lockdown. Abbiamo fatto questa metà dell'anno così, così particolare. Cominciamo da quello, cioè da dove siamo, dove ci troviamo oggi, e parto a chiederlo a Stefano Zampieri, che è l'unico parrucchiere che c'è tra noi. Stefano, è tornata la normalità? Cioè, ce lo siamo dimenticati il lockdown? La mascherina è diventata parte normale del lavoro? Sta iniziando la seconda parte dell'anno, o è ancora presto? Facciamo passare l'estate e a settembre probabilmente ricomincerà un mondo più normale. Qual è la sensazione adesso? La mascherina non è diventata una cosa normale, piacevole, la stiamo soffrendo tutti. C'è ancora qualcuno che, nonostante le persone sembra che stiano cercando, stanno cercando la normalità, però c'è ancora un sacco di gente che ha paura, me ne rendo conto che sono un sacco di persone che ancora hanno timore, in effetti, ancora molte persone non stanno andando nei ristoranti, non stanno andando nei bar, io stesso ci vado molto meno, ma non tanto per paura, ma perché un po' è cambiato lo stile di vita e l'attenzione, anche se cerco di andarci, mi piace, uno dei miei svaghi, ma comunque ti rendi conto che le persone comunque sono ancora, da una parte hanno il desiderio di ritornare alla vita normale, ma dall'altra comunque hanno ancora dei timori. Di certo, come dico sempre ad alcune persone che seguono i progetti, la riunione del primo di luglio del primo semestre la facciamo diversa da come avremmo pensato di fare la riunione del semestre progettata al primo di gennaio, o no, signor Bragion? Noi che ragioniamo sui numeri, quando abbiamo fatto la riunione il primo di gennaio per dire quest'anno sarà un anno fantastico e faremo queste cose, ecco, il primo di luglio sicuramente faremo delle riunioni differenti. Comunque in ogni caso ci sono anche le persone che hanno voglia di ritornare, di ricominciare a vivere in maniera normale. A questo punto noi dobbiamo metterci nella fase, non nella fase 2, nella fase 3, ma nella fase 4, e davvero pensare a cosa fare di diverso per i nostri clienti, per farli ritornare in salone dopo il grande boom che in molti casi è già finito o sta finendo, quello sì. Va bene. Signor Bragion, invece lei come la vede? Cioè, anche dal punto di vista dei numeri, perché mi raccontavi oggi, no, che c'è un rallentamento, quindi sta tornando il mondo alla normalità, dopo, tu lo vedi dalle prenotazioni, no, sul web. In realtà, come già anticipato Stefano, non è facile tirare delle somme o comprendere bene a che punto siamo, c'è un po' di indeterminatezza. Quello che è certo è che ci sono settori che sicuramente l'hanno pagata più pesantemente rispetto ad altri, quindi pensate alla ristorazione, pensate soprattutto alle vacanze in generale, quindi tutti i luoghi nel quali si andava, cioè questi sono stati veramente mazzolati, ma mazzolati di brutto, tant'è che, solo per citare un esempio, perché poi è sulle cose pratiche a cui ti devi affidare per capire se una roba sta succedendo davvero o meno. Sono cambiati per esempio i parametri di valutazione ai fini della dare del credito per le aziende che fanno parte di certi settori Ateco, di certi codici Ateco, cioè quindi banche, noleggi o cose di questo genere, proprio hanno alzato, anzi abbassato in automatico il rating, per cui di default ai fini di prestare denaro o fare noleggi ad aziende che fanno parte di quei settori, di quei codici Ateco, dove ovviamente dentro c'è tutto quello che è legato ai viaggi, tutto quello che è legato agli eventi, tutto quello che è legato alle vacanze, tutto quello che è legato alla ristorazione, capisci che allora qualche cosa è successo davvero, cioè nel senso un impatto economico reale c'è stato. Per quanto riguarda i numeri della piattaforma, devo dire sì, le prime due settimane hanno generato centinaia di migliaia di appuntamenti, tale per cui però dalla prima settimana di giugno in poi
quel numero è calato circa del 30%. Quindi, come dire, come se l'effetto doping derivante dal siamo stati a casa tre mesi tutti a farci i capelli in qualche modo sia poi stato effettivamente scontato nelle settimane successive. Rimane il fatto però che ci sono alcune base dati full fino a luglio, fino ad agosto, e altri invece che sono già un po' più vuotine, insomma un po' meno pienotte, ecco, prendiamo dal punto di vista di un po' meno pienotte. Giusto così, invece, insomma, niente di strano, cioè giusto, siamo tornati. Penso che sia normale, ecco. Penso che sia normale. Tra l'altro il numero anche della prima settimana di giugno è comunque un numero decisamente più grande del numero che avevamo prima del lockdown, perché chiaramente tutti coloro che non lavoravano per appuntamento, quindi che non usavano la parte agenda della piattaforma, si sono messi ad usarla. Quindi comunque sono dei numeri decisamente più alti. Guarda, dicevo, scusami, Vicky dice no, noi stiamo riprendendo agosto. Sì, ne parlavamo anche con Cristiano oggi, che ci sono invece molti saloni che hanno ancora pieno tutto luglio, già cominciano agosto. Spesso dipende dalla grandezza del salone, no? Più hanno collaboratori, più... finiscono prima il primo giro, magari chi ha meno collaboratori, però ci sono ancora, ci sono anche ragazzi saloni vuoti dal 20 di maggio, perché non ce lo dimentichiamo, qui siamo, ci divertiamo qua, nella creme della creme, però ci sono anche saloni che sono andati verso il vuoto praticamente già la seconda o terza settimana. Qualcuno che è tornato alla normalità, con la percentuale di Cristiano è chiaramente sul generale, in generale c'è una diminuzione, sì. Siamo tornati anche a qualcosa di più normale, ecco, perché alcuni stavano anche per finire le energie. Certo che sì, certo che sì. Tra l'altro io credo che in realtà, che magari è anche qui presente, e magari proprio chi scrive che sta riempiendo agosto, per la verità chi ha iniziato o chi lavorava già in un modo, in certo modo è accelerato, e chi ha iniziato a lavorare in un certo modo quel problema non lo sente, perché ha approfittato di quel periodo per impostare il lavoro e quindi lo sente meno, mentre invece sicuramente, quindi al di là delle dimensioni, la cosa si sente soprattutto per chi non si era organizzato in quel senso, quindi ha aperto, si è riempito, e come si è riempito si è normalizzato, non dico svuotato, però normalizzato, certo. Perché non c'è stato un investimento verso un modo di lavorare che invece avrebbe potuto in qualche modo garantire la pianificazione dell'agenda anche per i periodi futuri, insomma. Questo più o meno è la mia lettura. Va però bene. Ripeto. Sì, questo più o meno è. Allora, ricordo che se volete entrare c'è il link sotto, quando entrate però vi dovete far vedere, perché se vedo tutto nero non vi apro, dovete farvi vedere. Così vi vedo quanto siete belli. Intanto vado a salutare, perché sono arrivati, il condominio si sta allargando, quindi andiamo a salutare anche gli altri. Guarda, aspetta che non lo vedo più il condominio, dove è finito? Ah, eccolo qua, facciamo un applauso, che sono arrivati anche Daniele Vagliani e anche la signorina Maria, impegnatissima, che l'abbiamo vista poco ultimamente. Grazie per venire stasera al finale di stagione. Finisco il giro con i miei compagni, poi vengo da voi, perché voglio chiedere anche al dottor Benigni la questione, che l'altra questione è rimasta in sospeso, che bisognerà poi tornare alla normalità, è quello dei saloni che dovranno inaugurare, no? Perché anche qua nel club abbiamo brand in sospeso, brand quasi pronti, e qui si rimane invece un po' ancora così, non si sa se è in questo autunno la vita torna normale, fino a fare una piccola inaugurazione con un rinfresco a base di brut e patatine, mortadelline quadrate, oppure se dobbiamo rimanere virtual e aspettare la primavera. Questo è un po' così, no? Sì, allora diciamo che in realtà tutta questa situazione, che in realtà da quel punto di vista lì non è neanche chiara, quindi non si sa neanche bene quando si potrà ripartire ad avere determinati eventi, quando si avrà, fra virgolette, una data, no, in cui sarà possibile magari inaugurare, fare un piccolo rinfresco all'interno del salone per la presentazione di un nuovo brand. È logico che in questo momento qua, se uno ha una mezza idea di voler presentare il nuovo brand, un po' come nella vita, no? Bisogna prepararsi il piano A e il piano B. Poi, se uno ragiona nell'ottica di dire magari, oh, io a
ottobre vorrei inaugurare, a novembre vorrei inaugurare, magari si prepara per fare un piccolo rinfresco in salone, se e ove sia possibile. Altrimenti si prepara già al piano B con una presentazione online che, come abbiamo sempre detto, cioè, l'inaugurazione è un doping per il marketing dell'attività, perché poi ci sono attività che poi quando inaugurano e fanno un'inaugurazione, parlo dal vivo, hanno quel booster, quella spinta di lavoro per quei due o tre mesi creata dalle PR, dalla presentazione, logicamente se l'inaugurazione è stata fatta bene. Il mondo online da quel punto di vista lì diventa un po' più debole, perché crea meno senso di partecipazione, no? Crea meno quel senso del ho partecipato all'evento e quindi ne devo parlare in giro. Meno sapore di mortadella nella bocca. Il rinfresco, ti devi fare l'aperitivo tramite schermo, non ha lo stesso sapore. Non ha lo stesso gusto. È giusto. Vedremo. Allora, intanto vado prima di andare in condominio, visto che c'è qualcuno nella stanza. Primo, pronto? Pronto, chi sei? Pronto, chi sei? Come faceva anche Raffaella Cara. Pronto, chi sei? Quanti sono i fagioli nella... Pronto? Eccoti, oh! Ti sentiamo? Io sono Maria Pia, sì. Ah, ciao Maria Pia, ciao! Ci sono. Che volevi dirci? Niente, adesso in questo momento niente. Sono appena riuscita a entrare. Non sono riuscita subito ad ascoltare la vostra trasmissione. No, vabbè, questo è una finestra che abbiamo aperto, dato che questa è il finale di stagione. Ok, l'ho visto. Ecco, volevamo salutare un po' tutti, fare un po' finale, quindi... Va bene anche quello, tra l'altro sentiamo dall'accento che è bravo, appunto stavo dicendo, sentiamo che tu sei dalla Svizzera, il Ticino, sei nel Ticino, sì. Tu. Com'è lì? Voi che avete aperto un filo prima, siete già tornati alla normalità, com'è la questione? Siamo tornati alla normalità, se andiamo avanti così non possiamo lamentarci. Bene, facciamo un applauso anche alla Svizzera allora, va bene? Grazie. Buon'estate a tutti, ecco, bravi, questo è il condominio, è lo spirito, bravo. Bene, allora, va bene, De Campo, vengo da lei a chiudere questo giro, perché volevo sapere se anche, cioè, perché in realtà, dice Bragiono, dice al 30%, ma anche voi di Boss siete ancora in un altro mondo, cioè lei De Campo è ancora in magliettina che passeggia col telefono. Non è ancora nel vecchio mondo, cioè automobile, hotel, in giro. No, io penso che in quel mondo lì non esisterà più, questa è la cosa che ancora mi fa pensare. Infatti c'è Cristiano che è disperato, perché dice: cosa faccio fare a quest'uomo senza fargli fare un bel po' di chilometri? Scherzavo. Adesso uso la bicicletta con gli auricolari, faccio le mie call nei boschi, faccio delle cose strane, questo è garantito. Però ecco, in merito al discorso del rientro alla normalità, così come la definiamo, noi abbiamo visto in effetti un approccio diverso da persone a persone, che ci sono stati quelli che hanno abbandonato magari tutta quella velleità di fare tutte le cose che abbiamo insegnato, e invece qualcuno che invece si è impegnato, è andato avanti costantemente, e tra l'altro sono quelli che poi hanno i famosi saloni pieni. Quindi diciamo che anche dopo il lockdown c'è stato un approccio un po' diverso da uno all'altro. Però diciamo che in generale i clienti Boss stanno veramente martellando il servizio di assistenza, quindi dal momento che noi siamo intasati di richieste vuol dire che c'è tanta gente che vuole crescere e andare avanti. Siamo molto soddisfatti. Va bene, allora prima di andare non voglio andare in condominio dicendo soltanto allora come va, come andare. No, perché oggi voglio essere un po' così. Voglio andare in condominio con un tema da affrontare, uno di quei temi un po' particolari. E guardo di qui perché devo mettere questa roba che è arrivata. Ecco, questa. Quindi prima di andare in condominio, cioè vado in condominio subito dopo, oppure durante, vediamo, di questa, perché stasera abbiamo rischiato di fare una puntata dibattito. Avevo già chiamato degli ospiti, avevo già avuto delle adesioni, perché bisognava parlare di un argomento, insomma, di un tema che è un po' trasversale, dove c'è dentro l'invidia, dove c'è dentro la bravura, la non bravura, le recensioni a una stella, queste ve la spiego dopo, cioè c'è dentro un po' di tutto, però c'è dentro questo mestiere,
che ad alcuni piace che sia visto, ad alcuni non piace che sia visto in questo modo. Però non potevamo non farlo, perché fa parte anche del mio di mondo, perché questa non potevamo proprio, non potevamo, no, non perché potevamo. Tu puoi vederla come vuoi, ma questa è comunicazione, quindi la comunicazione va vista, studiata, per capire se poi quella è quella giusta. E quindi guardiamoci un attimo questo, che è il, dovrebbe essere il successo dell'estate. No, non è questa, non questa, regia, l'altra. Questa me la mandi dopo, questa. Bravo, ecco. Questa. Guardatevi un po' questa. Troppo top. Ciao, amo. Ciao, tesò. Oggi mi sono svegliata con una voglia. E che voglia c'hai? Ma che ne so, uno chatouche, un colore, un taglietto. Guarda, pure una piega, basta che me li pio. Vabbè, dai, vieni che te sto aspettando. Federico Despacito, muy bonito, ti quiero más. Amo. Fiesta, fiesta, ma tu resta con la testa insieme a noi. Tesò. Federico Despacito, muy bonito, ti quiero más. Amo. Fiesta, fiesta, ma tu resta con la testa insieme a noi. Che so. Federico Despacito, muy bonito, ti quiero más. Amo. Fiesta, fiesta, ma tu resta con la testa insieme a noi. Che so. Milano, anzi Roma, ovunque ti aspettiamo in poltrona. Milano, anzi Roma, ovunque ti aspettiamo. Anche i saloni, eh, Federico Despacito, muy bonito, te quiero más. Amo. Fiesta, fiesta, ma tu resta con la testa insieme a noi. Te so. Federico Despacito, muy bonito, te quiero más. Amo. Fiesta, fiesta, ma tu resta con la testa insieme a noi. Te so. No, vabbè. Troppo top. Beh, un applauso formale, troppo top. Super applauso, beh, mega applauso. Va bene, allora vado prima di tutto, le facce dei miei compagni abbiamo visto. A parte il fatto che cioè, mancava solo che dicesse i solari a 7,48, mancava solo quello, però non si sa mai. Allora andiamo prima in condominio, perché non si sa mai. Chiedo al ecco qua, condominio, buonasera, rimettiamo un po' di musichetta, torniamo tra di noi, eccoci qua. Allora, condominio, voi avevate già visto questo video? Ah, proprio una chicca vi ho dato, avete visto che roba? Via giro di opinioni, vai, che cosa ne pensate? Allora, attenzione che io farò l'avvocato del diavolo. Cioè, io sto dalla parte di Federico Fashion Style, ma semplicemente perché non ci sarà nessun altro, quindi qualcuno per fare il contraddittorio si deve mettere, almeno credo. Io mi metto da questa parte, quindi se voi fate i cattivi, io cerco di dare delle motivazioni che reggano per dire, insomma, il contatto. Se, chi è che mi pina? Vedo che hai già il microfono aperto, sei tu? Mi senti? Prego, come no? Oh, voglia. Ciao a tutti. Ti senti anche Federico, che è il collegamento al telefono, prego.
Federico può piacere o meno, però nulla da dire sulla sua comunicazione, perché su questo tutti, secondo me, comunque dobbiamo dire chapeau, perché sarà capace, non sarà capace, ma tutta l'Italia lo conosce. Poi possa non piacere, non discuto le tecniche, non discuto i lavori che fa, però lui è tutto pubblicità, è tutto conosciuto da tutti. Questo, secondo me, è un punto a suo favore. Cioè, tu venderesti l'anima per essere Pina Fashion Style? No, 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 ma altrimenti probabilmente sarei stato peggio di lui se avessi deciso di fare, di percorrere quella via. Però ti dico onestamente, io sento anche i commenti in salone delle clienti, lo conoscono tutti e solo per curiosità ogni tanto la trasmissione la guardano, quindi evidentemente arriva. Va bene, ok, va bene. Poi prego, facciamo un altro giro. Vada, giriamo il giro di orologio. Veronica, vai. Faccio un giro di tutti, così vediamo un po' com'è. A meno che uno dice no, io voglio, non voglio dirlo. Pina, chiudi il microfono, per favore. Vai, buonasera a tutti. Buonasera, Veronica. Buonasera. Io mi è venuto così un pensiero divertente. Sì. Perché ho pensato, mi sono immaginata Stefano Zampieri che fa un video del genere. Aspetta che inquadro, Stefano, vediamo. Ecco, sì. Stefano Zampieri, cioè, nel senso, Stefano Zampieri che fa, che fa il ballettino. Dica, aspetta, come sto Stefano? Sto facendo le prove. Come? Sto facendo le prove. Stavi facendo le prove. Nel senso, sto facendo le prove, sì. Nel senso, cosa vuoi dire, Veronica? Che dici, non è da tutti. Non è da tutti. Non è da tutti. Quindi mi è venuto questo pensiero, ho avuto questo flashback di Zampieri che danzava. Cioè, cioè lui se lo può permettere, è una cosa positiva. Cioè Federico Fashion Style se lo può permettere di far questo, oppure è una cosa che non si dovrebbe fare, io mai farei nella vita. Qual è? Ma è indecisa, se è perché, è perché ho detto che è al telefono, ma non è al telefono, puoi anche essere. No, secondo me se lo può permettere. Se lo può permettere, sì. Va bene, va bene, sì. Giovanna. Giovanna, tu che vivi nel settore dell'estetista cinica, che non è. Ha fatto proprio quell'associazione mentale lì. È forse un filo meno trash, però c'è da più tempo. Che probabilmente nel settore del beauty la cinica è stata la più trash prima che arrivasse lui. O Federico ha migliorato o peggiorato, dipende, cioè, nel senso, nella scala del trash è salito. Però arrivi da un mondo in cui la più devo mettere brava o famosa, ditemi voi qual è l'aggettivo più giusto da mettere, la più famosa del settore è anche la più trash, perché l'estetista cinica è la più trash, quindi probabilmente qual è la ricetta, lei cosa ne pensa? Cioè essere trash vuol dire, se no mi levo la maglietta immediatamente. Ma no, guarda, io penso che è proprio una questione di scelta, nel senso, come dici tu, se uno è disposto a vendere l'anima al diavolo lo fa, e sicuramente ha fatto impresa, ha fatto anche soldi, quello è sotto gli occhi di tutti. Poi è ovvio che se uno sceglie di posizionarsi in una nicchia di mercato dove il trash non c'entra proprio niente, direi che sì. Farebbe uno scivolone se andasse in quella direzione, però dal punto di vista imprenditoriale sicuramente sia uno che l'altro, sia Federico che la cinica, insomma i conteggi li hanno fatti bene, secondo me. Sì, che poi, Io non farei mai ecco, la cinica, anzi io mi sento esattamente l'opposto della cinica. Ecco, poi forse questo non è tanto la scelta, perché io non credo che Federico faccia amo, troppo topo, poi arriva a casa, allora che cazzo, fammi la frittata, non credo, capito? Cioè, credo che lui sia così, e quindi poi il suo personaggio fa questo, probabilmente uno un altro sì, non lo fare. È coerente col suo personaggio, ecco. Sicuramente. Capito? È quello che intendevo. Barbara, tu che ci dici? Qual è la tua visione? Cioè, sei perché anche poi ci sono quelli. A te fa ridere. A te fa ridere. Però per me è un grande. Cioè, io. Cioè, per me nel suo è arrivato. Io. Non sto a discutere quello che fa, perché per me, cioè, non farei mai quello che fa lui. Però, secondo me, è un grande. Ma penso, non mi aspettavo questo giro. Daniele Valiani, lei che è sempre così serio, con quella poltrona, devo dire, un po' Federico, Perché quella è una poltrona... Beh, a lui piacerebbe, secondo me. La userebbe, quel trono
Ecco, questo trono secondo me lui lo userebbe. Lei che mi dice, Valiani, di questo personaggio? Che dire, un po' come Veronica mi stavo immaginando mentre giravo un video con le camicie con le paillette, così, tutto in questo modo qua. Non è nelle mie corde, non è nel mio, però è chapeau, cioè, niente da dire, per carità, a livello di immagine, a livello imprenditoriale, sicuramente sono d'accordo con Barbara, non c'è veramente niente da dire, ha raggiunto veramente a livello di comunicazione quello che può essere... Non condivido, però ammiro. Beh, sì, c'ha quasi un milioncino su Instagram. Certo. Un milioncino è tanta roba. Insomma. Va bene. Maria, te che ti vedo annuire a tutto, nel senso che tu. Scusa, io non riesco a star ferma, ragazzi. Nico. Io vado, se penso, poi dopo faccio anche vedere. Si capisce. Maria, scusami un attimo. No, dobbiamo fargli fare per piacere. Cosa? Un video a Zampieri. Dopo vai, Zampieri! No, Zampieri. Non so, Stefano, qui, non so perché tu sei. Adesso. Pensate che. Noi facciamo le veline intorno. No, non so perché Stefano sei diventato. Adesso... Perché mi credono? Ma perché mi credono serio? Sono meno serio di quello che sembro, in realtà. Potrei anche farlo. Ecco, è fatta. Vabbè, il pezzo te lo scrivo io, non ti preoccupare, sempre il reggaeton. Allora, okay. Maria, quindi anche tu sei... Cioè, non mi aspettavo, allora, sinceramente, sì. Perché anche durante il lockdown avevo detto, ma se invitassi Federico Fashion Style, e lì devo dire, perché adesso non so se state facendo tutti i politically correct, ma lì c'era gente, io esco dal club, se viene Federico, no, non lo so, sembrava un po'... Devo dire che invece ho messo un sondaggino dove io non ho scritto Federico, ho scritto chi vorreste vedere, e la maggior parte era chi vorreste intervistare, la maggior parte era lui. Quindi, che ne so, è cambiata, tu hai avuto sempre un'opinione positiva, cioè dici... Bravo lui. A livello di comunicazione, allora, io 2 anni fa abbiamo lavorato vicino in fiera. A livello di comunicazione abbiamo tutti da imparare, a mio avviso. 2 anni fa io il metodo e la tecnica è opinabile, ok? Molto opinabile, però a livello di comunicazione lui fa girare tutti. Pensa che devo fare dica, vai. Dica, ma tecnicamente stavamo facendo una cosa molto evoluta noi e arriva lui con la bellissima giacca con paillette, amore, tesoro, fantastico, io non lo farei mai, però a livello di comunicazione secondo me se non guardiamo la parte appunto opinabile ma guardiamo tutto il contorno possiamo solo che imparare. Allora, pensavo di dover fare l'avvocato del diavolo in favore di Federico, mi tocca fare l'avvocato del diavolo contro. Perché allora vi dovrei dire, a livello di comunicazione, ma che cosa intendete voi con comunicazione? Cioè, come fa le foto? Come fa i video? No. Quando li fa? Perché attenzione, ma ragazzi, che... un personaggio. Lui ha saputo creare un personaggio su di sé. Attenzione, ma il personaggio non è la comunicazione e il personaggio sono due cose completamente diverse, eh? Perché se facciamo... Okay. Se Stefano Zampieri fa le foto e fa un video musicale esattamente come le fa lui, non fa lo stesso successo. Perché ovvio. In realtà il successo arriva, dal mio punto di vista... Dalla, innanzitutto, attenzione, lui ha avuto, non ce lo dimentichiamo, che è, secondo me non è, poi ne parliamo anche con gli altri, il tipo di comunicazione, ma lui arriva semplicemente, il suo colpo di culo è il fatto che lui sia diventato il parrucchiere di Valeria Marini, molti raccontano questo, quindi al massimo bisognerebbe vedere cosa ha fatto per diventare il parrucchiere di Valeria Marini. Ecco. Cioè, quello è il rovescio della medaglia, ecco. Ti do ragione. No, nel senso che quella è stata una roba per cui lui poi ha conosciuto tutta una serie di personaggi. Io che ho fatto radio per tanto tempo, vi dico che ogni sera a Milano, o 4 sere a settimana, ci sono party dove tu quando conosci qualcuno entri. E quindi se c'è un party dove ci sono quei cantanti, più quelle ballerine, quelle showgirl, eccetera, eccetera, c'è Valeria Marini, tu sei amico di Valeria Marini, frequenti 10 di quei party, prima o poi incontri qualcuno e quando serve un parrucchiere per fare una trasmissione su una TV privata di quelle dopo il 150, chiamano quello che hanno visto al party. E questo, secondo me, questo, dal mio punto di vista, non si chiama comunicazione. Posso dirti una cosa per finire il discorso? Perché poi se dico una parola, poi ovvio che si apre un discorso su quella, ma c'è tutto, secondo me, un discorso da fare dietro. Cioè, lui
ti parlo, lo vedi in fiera, è pieno di gente intorno a lui perché lancia le spazzole in fronte, perché ti, là, che ti prendono direttamente in mezzo alla fronte, la gente lì voglia la spazzola di Federico. Che pubblico ha però? Io penso, cioè, ovvio che non è quello che io farei mai, però ci sono sicuramente, a mio avviso, delle cose da poter apprendere, come in tutto, da tutto si può apprendere, no? E lui in tante cose ha messo sicuramente molto la faccia, tanto sicuramente, può essere costruito, non costruito, tecnicamente penso che sia costruito, però comunque abbiamo noi che invece siamo stati sempre restii, no? A comunicare chi siamo, a fare vedere, ce lo insegnate voi, cioè sei tu il primo che mi dici devi far vedere chi sei, cosa no, fai, certo, certo. Giusto? Sì, ecco, sì, allora sì, da sì. Lì prendo le virgole come tutte le cose e dico bene, ma che cos'è che lui fa comunque meglio di me, e analizzo. Poi io con la cosa paillette forse ci vado anche in giro, non canto amore, non lancio spazzole e cerco di fare il mio lavoro nella maniera migliore possibile, visto che ho investito tutta la mia vita sulla mia professionalità, però insomma non mi metterei mai al suo posto anche se avessi la faccia di farlo, Va bene, ho acceso. Erika, sei arrivata all'ultimo, avevi già seguito, anche tu vuoi dire la tua su Federico, sei arrivata all'ultimo, no? Sono fredda, non sono abbastanza calda. Sei già calda? Ciao, no, vi stavo ascoltando. Vi stavo ascoltando. Cosa penso di lui? A me personalmente non piace. È troppo. Un po' come dice Maria, no? Io non farei mai quello che fa lui. Non è il mio genere. È un personaggio. Un personaggio che attira col modo di fare che ha, e basta. Va bene. Allora, devo dire, no, torno dai ragazzi, devo dire, avete visto che roba, cioè io solo con la canzoncina, figuriamoci, solo messa lì. Questo per dica Benigni, dica. Io poi voglio un remix di quella canzone perché è bellissima. Comunque, da tutto ciò posso dire una cosa. Stasera, dato che è il finale di stagione, faccio un po' l'antipatico, no? Sì. Che in realtà posso dirlo, che in realtà non mi sembrano osservazioni giuste nessuno quello che ho sentito. Perché no, secondo me bisogna analizzare le cose in maniera corretta. Che in realtà è a livello di modello di business. Allora, parto da una premessa. Io che arrivo ai tempi, ero proprio ragazzino, ero appassionato di cucina. Il caso di Federico Fashion Style è quello che è successo nel mondo della cucina nel 2008-2007, quando è iniziato a uscire fuori i canali di cucina tipo il Gambero Rosso, no? Cioè c'è il mercato di coloro che lavorano nella ristorazione e poi ti esce fuori il cuoco, come può essere James Oliver, Gordon Ramsay, cioè vabbè, Cracco, Barbieri, tutta quella gente lì. Comunque sono persone che rappresentano una categoria di mercato, che è la ristorazione, ma per un pubblico di consumatori. E non dobbiamo dimenticarci quello. Cioè, Federico Fashion Style è un personaggio per il consumatore finale. Quando va alle fiere e ci sono vostri colleghi che lo esultano e vanno lì a sbracciarsi, in quel momento lì non sono parrucchieri, sono consumatori finali. Cioè, consumatori finali di cosa? Non del salone di bellezza, ma in realtà del programma televisivo. Perché bravo, ricordiamoci che in quel caso lì la vendita del prodotto non è il servizio in salone, ma è un prodotto di intrattenimento per un pubblico che guarda, adesso non mi ricordo, era in Real Time? Sì, è una di quelle televisioni là, sì. Ok, aspetta che devo buttare fuori Antonio Rossi, che è un coglione, mamma mia. Aspetta, madonna. Ma chi è? Ok. Ma non lo so, sono solito. No, è uno e che qui si ha frasi che non c'entrano niente, non contro esatto. Gli spammatori da chat delle dirette, sì. Quindi, che cosa succede? Che bisogna analizzare il personaggio per quello che è, cioè un prodotto creato da una rete televisiva, la sua bravura, come è stata detta prima, il fatto che lui sia riuscito ad arrivare a essere un personaggio di un programma televisivo, vuoi con tutti i mezzi che vuoi, comunque lui ce la faccia ad arrivare in quella direzione lì, che magari non è neanche il desiderio del 99,9% della categoria dei parrucchieri, ma ricordiamoci che è un prodotto televisivo che sfrutta l'immagine
a suo piacere, cioè ha sfruttato l'immagine per avere una fiche altissima all'interno dei suoi saloni, e fa bene, per produrre risultati. Però ci tengo a precisare una cosa, perché prima è uscita fuori l'estetista cinica. Cioè, paragonare i due personaggi non è corretto. Perché beh, l'estetista come trash, dicevo io, cioè come quando sì, sono partiti, sì, anche lei era un po' fuori dalle righe. Ragazze, però, la cellulite non si vedeva sui social, una parrucchiera così non esisteva. Una però vedi estetista. Che la differenza sostanziale è che l'estetista cinica è un suo prodotto. Questo e si è costruita una community nel tempo. Vero, assolutamente vero, vero. E quella community gli permette poi di durare lungo nel tempo, perché l'estetista cinica è tanti anni che è al suo interno. Vero, vero, hai ragione. Un prodotto televisivo, quindi un personaggio, un personal brand che sicuramente è enfatizzato, perché in realtà se andate a guardare il personaggio di Federico Fashion Style, in realtà non è nient'altro che l'immaginario comune del parrucchiere estremizzato, quindi con quei amò, tesò e via dicendo, nasce da un'immagine, da un'immagine sì ottenuta tramite un canale televisivo, come esatto. Può essere anche il boss delle torte, il re del cioccolato, che adesso non mi ricordo più, che è anche a Milano e via dicendo, che sono personaggi che ottengono visibilità, però poi ricordiamoci che la visibilità va mantenuta con della sostanza, perché penso, io non ho mai visto Uomini e Donne, però in realtà una cosa che è risaputa è che in realtà i tronisti di Uomini e Donne, dopo un paio di anni, quelli spariscono, perché non c'è la sostanza. E invece una persona che ha un contenuto che porta all'interno del proprio mercato ha quel feeling, a quella sostanza che gli permette di durare nel tempo. Quindi io dico, in realtà, in questo momento qua Federico Fashion Style fa bene, perché in realtà la visibilità, se con questa visibilità riesce a monetizzare il più possibile, ancora meglio. Ma vi assicuro che anche prima, in realtà, tanti dicevano la stessa. Esatto, bravissimo Michele. Vi ricordate Tabata? Tabata Mani di Forbici anche, che era un personaggio legato al mondo dell'acconciatura. Però poi il concetto è quello, il fatto che adesso magari ci siano le aziende che lo rincorrono, e le clienti che vogliono andare nel suo salone. Ma perché vanno nel suo salone? Non è che vanno nel suo salone perché è bravo, perché ha un fattore d'acquisto, vanno nel loro salone solo per poter dire io vado nel salone di Federico Fashion Style. Ma questa cosa durerà fino a quando? Finché la frase vado nel salone di Federico Fashion Style ha un rilievo sociale. Il giorno in cui uno gli risponderà chi, allora a quel punto lì la gente non sarà più disposta a pagare una cifra esorbitante per andare nel suo salone. Anche devo aggiungere anche che un personaggio così forte, così estremo, così kitsch, poi ha un target, perché c'è anche un target che non ci andrebbe mai solo perché lui, diciamo, indipendentemente che sia bravo o meno bravo. Sì, infatti ha ragione Nicolas, sono due casi diversi. Io dicevo, sono un po' kitsch entrambi, un po' forti, però è vero, l'estetista cinica si è creata la sua community. Cioè, tra l'altro vi do una piccola chicca, andatevi a vedere le recensioni di Google del salone di Federico Fashion Style. La valutazione che capita più spesso è una stella, ed è spesso commentata da mezzo paragrafo così, in cui si dice sono andato lì perché volevo provare, e poi c'è tutta una serie di insulti a quello che hanno vissuto dentro lì, tra cui non mi hanno dato l'acqua, per dire che uno poi si aspetta, no? Ma non mi hanno dato l'acqua, ho aspettato un'ora e mezza, lui mi ha tagliato per un secondo facendo un taglio semplice, ho pagato troppo. Se andate a vedere le recensioni, poi succede questo. In realtà, ripeto, dal mio punto di vista, non confondete mai il personaggio con la comunicazione. In Federico Fashion Style non c'è niente di comunicazione di forte. Lui è forte perché ha fatto un programma televisivo che gli ha dato una visibilità enorme. Ecco, tutti i parrucchieri vorrebbero fare quel programma. È chiaro che se l'avesse fatto Maria o Daniele o Veronica o Pina, sarebbe stato un altro programma con un altro personaggio, e quel personaggio avrebbe vinto se poi piaceva alle persone. Quindi lui ha avuto due o tre colpi di fortuna, quello di questo non si sa come ha fatto a diventare il parrucchiere o a essere simpatico a Valeria Marini, probabilmente un personaggio così, amo, come sei bella, ti diventa simpatico, e poi con una serie di conoscenze che non è, non voglio dire, vi assicuro, non è la raccomandazione tipica all'italiana, è proprio il fatto che se frequenti
degli ambienti, conosci delle persone, poi se serve un parrucchiere chiamano quello che sta bevendo il bicchiere a fianco lì, capito? Cioè, succede un po' questo. Poi la comunicazione è una conseguenza, cioè, perché se fosse quello lo strumento per cui lui è diventato così, allora dovremmo stare a studiare cosa pubblica, come lo dice e come ha fatto, invece in realtà poi lui non fa niente di anormale, e che siccome lo fa lui, allora va bene, tema, vado un attimo perché vedo che c'è, abbiamo un amico anche di qua, Alessandro, buonasera, scusami, è un po' che sei qua, ho chiuso il microfono, ecco qua. Alessandro, apri il microfono, che ti ho visto adesso, ma pensavo di fare un... Anche tu volevi dire una roba su Federico Fesciostani. Non volevo fare una puntata su quello, ma alla fine poi... No. Io credo che abbia fatto Nicolas il posizionamento. Gli ha fatto il posizionamento a Federico, è giusto. A Federico, beh. Sì. E quindi bravo Nicolas. Cambiamo argomento. Okay, ecco. Volevi dire qualcosa tu? Che sei qui? Niente di particolare. Mi fa piacere che ci rivediamo, assolutamente. E boh, niente di particolare. Il lavoro sta girando, stiamo lavorando. Speriamo di inaugurare presto con la mortadella invece che online. Invece che con le sponsorizzazioni, sì, lo speriamo tutti. Chissà, sì, anche perché qualcuno diceva oggi: se aprono le discoteche quest'estate, non vedo perché non si possa fare una piccola inaugurazione in un salone. Ecco, magari ecco, appena inizia l'autunno, cioè fine settembre, primi di ottobre, se che ancora si possono tenere le porte aperte eccetera eccetera, magari sì, all'esterno ecco, penso di sì. Intanto sì, troveremo una soluzione. Intanto guarda, faccio in diretta anche questo, ci ha raggiunto anche Bruno, che ci siamo chiesti, Bruno, come mai non ti abbiamo invitato in condominio quando sei venuto ospite in diretta? Come mai? Non saprei. Non saprei. Forse. Ammettilo, perché non era libero il piano terra. No. Un piano terra con giardino, sì, non era libero. Ma forse perché nel condominio, cioè forse nel condominio verticale, quello... pieno di verde, di sfigati, e quindi non l'ha voluto. Ecco, no, perché lo dico al condominio, ragazzi e ragazzi, non avere Bruno Foglianisi dentro il condominio è stato un errore madornale, che stasera a fine puntata, se tu Bruno sei d'accordo, dobbiamo riparare, perché tutti quelli che sono passati nelle interviste che abbiamo fatto durante il lockdown, poi li abbiamo fatti entrare in condominio, e il condominio, lo dico a te Bruno, è un posto dove le menti si incontrano, anche se in sto periodo si incontrano raramente perché stanno lavorando tutti come dei matti, ma lì si incontrano sempre per creare cose di utili. Dico al condominio, avere uno come Bruno in condominio mi fa comodo, ve lo assicuro, perché è una mente con cui si può ragionare. Volevi dire qualcosa, Bruno? No, vabbè. Vi ringrazio, ripareremo se possibile. Al danno, okay. Scusate, sono stanchissimo perché sono veramente stanco, sono spatasciato a letto, anzi non vorrei perdere il controllo. No, quello che voglio dire è che cos'è? È che mi sentite? Benissimo, sì? Come no? A perdere il controllo, okay. Ci siamo preoccupati tutti quanti, ma ti sentiamo, siamo tutti... Vai, quindi, ma quello che voglio dire è semplicemente questo, mi sembra che la mia sensazione, adesso mi collego un po' di questioni, sì. La sensazione che, come già detto all'interno dei live, delle dirette, il tempo la fa da padrone, la velocità con cui stanno accadendo le cose è quasi disarmante, quindi si è discusso adesso di questo video che ha fatto parlare, ma questo non è nient'altro che un prodotto, è un prodotto che produce del denaro, quindi possiamo analizzarlo, ma comunque questo è un prodotto che colpisce una certa categoria di clientela. L'ho vista male,
mi ha colpito la pubblicità de L'Oreal che sta girando, non l'ho capita proprio bene, però qualcosa ho capito. Nuova pubblicità che gira in TV, non ho capito qual è la testimonial, non ho capito se è un'attrice o una cantante, perché ripeto, l'ho vista male, ma quel poco che ho capito è che la pubblicità in maniera innovativa si rivolge ad un pubblico made yourself, cioè fatevelo a casa vostra, acquistate il colore e applicatelo a casa, non andate più dal parrucchiere. Ma forse è fondamentalmente Baby K con la Ferragni, potrebbe essere, è quello? No, è una, no. No, penso che sia una testimonial americana, perché veramente l'ho vista male di sfuggita mentre entravo e uscivo, che pulivo sotto il glicine nelle foglie, quella lì è la mia vita, e è una è parlata, la testimonial è americana e non ho capito chi sia, ma il messaggio è chiaro, compratevi il colore e fatevelo a casa. Quindi mi sembra che, ecco, adesso entrare nel merito penso che sia lungo, però stanno accadendo un sacco di cose, e quello che mi permetto di poi concludo è: noi abbiamo sempre più il compito di regalare un'esperienza e di raccontare delle storie. Noi dobbiamo diventare sempre più bravi a raccontare la nostra storia. Ieri mattina, ormai grazie a voi ho cambiato le abitudini, ieri mattina mi sono svegliato presto, ho studiato un pochino con Mazzucchelli, con un suo video, e sono andato poi a beccare un libro che è Uno psicologo nei lager, titolo che fa un po' impressione, ma apre le menti, librino breve. Io ho letto solo due paginette, ma ho capito di cosa si tratta, e parla di come possiamo percepire le storie che noi stessi possiamo andare a creare col nostro cervello. Molto interessante. Quindi concludo dicendo le cose stanno galoppando ad una velocità pazzesca e noi dobbiamo diventare sempre più bravi a raccontare la nostra storia, ultra personalizzata. Altrimenti il mercato ci falcia, cosa che sta già accadendo per molti. Va bene, grazie Bruno, grazie Alessandro dell'intervento. Va bene, devo dire, avete visto ragazzi, cioè, anche tenere aperto il canale, solo a chiacchierare un po', basta tirare fuori un piccolo video e si alza il tema del polverone. Un po', a me piace un po', devo dirlo, fare un po' i dibattiti, anche perché di marketing lo facciamo sempre nei webinar, insomma, in tutte le robe dove nel club, quando siamo un po' in diretta, mi piace anche un po' fare la parte del dibattito, ecco, del dibattito di questo settore, che in realtà, insomma, qui si sta creando una community, no? Anche il fatto che in condominio, quanti sarete in condominio, ragazzi? Quanti siete? Una trentina adesso? Una trentina, 25, non mi ricordo quanti siete, però si sta creando un gruppone, e poi aggiungiamo goccia per goccia, uno per volta, quindi vi state conoscendo, non so se vi state rendendo conto di che cosa si sta creando lì. Prego, come? Sì, Cavaliani, ecco, arrivo, dica. Senti, siccome il condominio ormai sta crescendo, è diventato un'entità piuttosto forte, io come accesso al nome condominio Troppo Top ce lo metterei, però. Come accesso? Al nome Troppo Top ce lo metterei, In che senso come accesso al nome? Non ho capito. Cioè in condominio... Come condominio Troppo Top. Ah, il condominio Troppo Top, va bene, applauso. Condominio Troppo Top, allora da settembre lo metterò... E poi avrei una richiesta, se è possibile esaudirla. Sempre musicale? No. Ah, okay. Dica. Ma invece io sarei curioso, invece di Federico, di avere ospite quello che scrive i testi della trasmissione. Di Federico? Sì. Perché dicono cose assurde? No, perché credo deve essere un genio. Sì, perché forse la parte che più i parrucchieri odiano è quella lì, cioè che la vita raccontata in salone non è quella, cioè sembra è una balla, è un po' quella la roba che fa venire poi i nervi, vero? Beh, sì, è un po' quella, sì. Cioè sì, quasi è più la trasmissione, diciamo, l'oggetto del discutere che lui
che lui, anche perché non so, voi potete giudicare la bravura tecnica, lo chiedo a voi che io non sono parrucchiere, potete giudicare la bravura tecnica di Federico Fashion Style da quello che avete visto in televisione e online? È una cosa che si può fare? Allora, oppure no? Sì. Io da quello che si, a mio modesto parere, da quello che si vede in televisione, io qualche volta l'ho visto, perché sinceramente mi diverto anche a vederlo, perché è quasi comica la cosa, quindi mi diverto molto a vederlo. Quando fa vedere i lavori, sinceramente, no comment. Cioè, sono brutti i lavori, questo è quello che... Secondo me sì, però è una mia opinione, è un mio gusto, per carità. No, vedo che qui fanno tutti così con la testa. Cioè, forse è questa la parte... Cioè, perché poi il tema sì, cioè, allora, il tema non ce lo nascondiamo, no? Ci sono quelli che dice, c'è un noto filosofo parrucchiere di cui non farò il nome, ma che tutti conoscete, che oggi in privato mi ha detto: perché un po' di buona, sana invidia fa bene a tutti. Della serie che dicono che molti, quell'atteggiamento che hanno della serie, sì, però non è molto bravo, è solo perché è famoso, è figlio dell'invidia. Qualcuno dice così. Mentre in realtà tutti invece fanno con la testa, tutti no. Cioè, perché il tema, che ripeto, io posso fare il giudice, nel senso che non essendo del campo, cioè io non posso giudicare se un taglio, uno sciatuccio è fatto bene, se non come giudicherebbe un cliente qualunque. Invece è vera questa roba, cioè è proprio che voi tutti i parrucchieri guardano, vedono la trasmissione, dicono che schifo quello sciatuccio lì. E quindi lo reputate un fortunato, è questo il tema? Beh, Nico, io quando vedo il decolorante spalmato con le mani così, dato proprio a palate sulle teste con le mani, sinceramente mi vengono un po' di brividi, però ti ripeto, è opinabile la cosa, per carità. Però ti faccio una domanda, Daniele, ma visto che lo diceva anche Nicolas, ma secondo te la trasmissione è fatta per far vedere ai parrucchieri come si fa uno chatouche, come si mette un colore? No, è fatta assolutamente. Per raccontare al pubblico che cosa poi? La vita delle star, cioè la bellezza alle star. Cos'è che racconta quel programma lì? La trasmissione è fatta per arrivare a un pubblico nel target uomini e donne, sì. Secondo me, e deve accontentare quel tipo di pubblico là. Quindi dove si rivede la classica signora del sobborgo, la classica, questi personaggi strani che girano questo salone. Sì, è intrattenimento. Girano questo salone è rivolto a quel tipo di pubblico lì, a quel tipo di target di persone lì, quindi va bene, cioè ci sta, no, non è, la mia non è assolutamente una critica, io l'ho detto prima e lo mantengo. Poi a livello tecnico, ti dico, quando vedo spalmare questi colori con le mani, decoloranti, ammanate sopra, mi vengono un po' di brividi, però io sinceramente ogni tanto lo guardo anche perché mi diverto. Ma qualcuno di voi guardava Tabata, per esempio, visto che anche Nicolas, qualcuno di voi guardava sì. Tabata? Ma Tabata sì. Era più tecnico, cioè era più rivolto ai parrucchieri, vabbè. Quindi... Tabata era più una trasmissione del tipo ristoranti, cucina da incubo, sai, queste cose dove lei andava a rimettere a posto il salone. E lì era più interessante, quindi, cioè quando lo guardavi imparavi qualcosa, ecco? Imparare qualcosa è un parolone, però potevi prendere qualche spunto interessante anche a voi. Va bene, interessante. Vedete, questo io lo sapevo, questo era un tema... di quelli, Ale. Vabbè, possiamo chiudere qui un po' il discorso. Abbiamo, insomma, non dovevamo fare tutto questo tempo, ma insomma, va bene anche così. Non ho chiesto a Stefano cosa ne pensa, ma un po', visto che tu sei l'unico, però mi sa che Stefano non posso evitare, perché ti hanno tirato in ballo un po' più di una volta. Perché in realtà, in contrapposizione, no? Come se tu fossi il parrucchiere serio e professionista, mentre lui fosse il non professionista poco serio. Qua sembra un po' il gioco, per quello dicevano vorrei vedere Zampieri, questo, era un po' questo. Ma tu come la vedi questa roba qui? Cioè anche a te da
Hai guardato tu hai mai visto la trasmissione innanzitutto? No, io lo guardo e anche spesso. La trasmissione? Se non ho niente da fare e voglio vedere qualcosa di leggero e facendo zapping lo incontro, magari mentre preparo il pranzo di lunedì o l'aperitivo della domenica, lo guardo. Vabbè, lo guardo e è normale. Certo, come Daniele, rabbrividisco quando vedo come spalma i prodotti e quanto shampoo versa sulle teste, perché è incredibile. Come butta via, cioè, c'è proprio uno spreco di materia prima che è una roba incredibile, però non mi piacciono i lavori che fa, non è una cosa, cioè non è questa la cosa che possiamo giudicare. Bene o male l'opinione che è uscita da tutti è è così vero che sembra incapace di lavorare tutto il resto, che poi in realtà in questo momento è popolare. Ma per altri motivi, perché hanno creato un personaggio folcloristico attorno a questo qui, ma non è di certo l'emblema di parrucchiere, insomma, quello certo. È ovvio. Cioè, allora, sono d'accordo con Nicolas che potrebbe sgonfiarsi molto presto, perché ha troppe cose negative intorno, quindi... Ma guarda, ti dico una cosa che non c'entra niente, sempre legato alla ristorazione, no? Però, per esempio, il modello 4 ristoranti... in realtà è molto appetibile per alcuni ristoratori partecipare a trasmissioni del genere, perché effettivamente nei 3-4 mesi dopo la trasmissione è andata in onda, in cui loro sono protagonisti, questi ristoranti si trovano per 3-4 mesi un lavoro, tutte le serate sold out, e lo stesso Borghese dice, sai, quando arrivano lì, loro vanno in televisione, comunque vanno su una televisione nazionale che vedono un sacco di gente, è anche un po' un investimento che un ristorante fa per dire, sai, lo faccio in modo tale che poi per i 3-4 mesi successivi ho clientela, dopo il lavoro. Però in realtà si è dimostrato che la maggior parte dei ristoranti che non erano in grado poi di dare una continuità alla visibilità, al lavoro ottenuto, finito tutta l'onda, in realtà si ritrovavano più in difficoltà di prima. Perché quando poi le persone ti scelgono per moda, tanto quanto tu raccogli i frutti dal concetto di moda che gira, moda inteso come un moda passeggera, inteso per quello, però più sfrutti i frutti di una visibilità, una moda passeggera, senza saperla sfruttare bene dal punto di vista manageriale, più è facile che poi ti ritrovi i contro di tutta questa moda passeggera. Come ti prendi i pro della moda, ti prendi anche i contro dell'avere la moda del momento, e quindi poi tanti si ritrovano in difficoltà. Sì. Questo per far capire un attimo, poi, perché secondo me, ma anche per noi, no, forse per te Nico che hai lavorato tanti anni in radio, è un po' difficile percepire come ne esce fuori uno da una visibilità così alta. Sì, no? Sicuramente, visto che dicono, uno dice c'è da imparare da tutti, non è una cosa da cui c'è da imparare, perché queste sono come un successo virale, cioè non lo puoi copiare, non c'è nulla da imparare, anzi, se provi a copiarlo risulti ridicolo, cioè ti rovini, non è una cosa che è una cosa, non fa parte, non gioca il nostro sport, capito? Non è questo sport, fa un altro sport, è un'altra cosa che arriva da un'altra roba, ragione Nico, è un altro modello di business, un'altra roba che non c'entra, non è da paragonare, uno che va lì va per un motivo che non sarà mai il tuo motivo, a meno che tu non fai quella roba lì, e sono cose che capitano. A quanti capitano? A uno, perché c'è un solo programma, ne hanno fatti sui parrucchieri altri, forse due o tre di programmini, in qualche televisioncina ce n'è stato uno con un formatore sulla Rai che ha fatto qualche puntatina, che però poi non è andato più di tanto, e ce n'erano un paio su televisioni private, quindi c'è talmente poca roba che un caso così è unico, non c'è nulla da imparare, perché non riuscirai mai a fare quello che ha fatto lui, perché è tutta una serie di colpi di culo, chiamiamoli così, cioè momento giusto. Tutti i risultati che una persona ottiene sono sempre, fra virgolette, meritati. No, certo, perché se non era così. Dai, se uno è finito a fare un programma che è quello, secondo me, il concetto. Cioè, secondo me la lettura giusta che ha dato Stefano è quello. Perché una persona che finisce a fare un personaggio all'interno di un programma, e non il parrucchiere all'interno di un programma, che sono
due cose differenti totalmente, e in realtà se è arrivato a quel punto lì un merito ce l'ha, sicuramente non è stato fermo grattarsi a sperare che qualcuno lo portasse, però c'è da fare questa suddivisione e secondo me anche il concetto del un po' di chi lo ama e lo odia, no? La parte di chi gli sta un po' sulle balle, io lo capisco, ma a parer mio gli sta sulle balle per dei motivi che a lui non piacciono, ma al pubblico piace, cioè al pubblico vedere Federico Fashion Style che spalma il colore a mo' di cazzuola piace. È una cosa che visivamente piace e quindi funziona per quel pubblico lì. È un po' come dire, oh, caro parrucchiere, io capisco che te ti stia sulle balle queste cose qua, però alla fine il pubblico che guarda quella trasmissione, che guarda quel programma lì, gli piace e gli piace così. Anche perché è un programma creato per quello. Anche perché voi parrucchieri non siete il pubblico di Federico Fesciofa. Non è come Munir, no? Munir parla a voi, non parla alle clienti. Quindi esatto. Quando Munir come viene... Tabata parlava ai parrucchieri. Ecco, Tabata non l'ho visto poco, quindi ne so poco, però sì, mi ricordavo che era più una ragione Daniele, era più... Allora, non ho sentito Massimo Giusto, che ho visto che è arrivato in condominio, a cui faccio un applauso anche a lui. Eccolo qua, dov'è? Qua. Non so se Massimo sei entrato anche tu, perché volevi dire qualcosa a proposito di questo No. Volevo fare la presenza. Ah, la presenza per il finale di stagione. Tu non hai in piano di fare un disco... Assolutamente no. Che però attenzione, assolutamente no. Magari noi del club scriviamo una canzone per i parrucchieri e chiediamo a tutti voi del condominio di cantarla insieme a noi, facciamo l'inno del parrucchiere, qualcosa di serio, di bello. A proposito, guarda, facciamo così: stemperiamo questo momento con una canzone contro, questa volta ragazzi la parodia è contro i parrucchieri, che basta sta roba tutta a favore, facciamone una contro. Poco prima del lockdown, qualche mese prima hanno pubblicato su Facebook eccola qua. Questo brano che è sull'esperienza negativa dei clienti quando vanno al parrucchiere, perché non sono sempre rose e fiori, no? C'è qualcuno che ti rovina in qualche modo, no? Ecco, allora, questa canzone devo dire che poi è una parodia anche questa su un brano divertente. E allora ce la andiamo a sentire, ve la faccio sentire, eccola qua, vai. Buonasera. Voglia di tingerli e poi tre o quattro mesce sopra la fronte ci si faceva da noi, e meglio era fare senza parrucchiera, che resta di una messa in piega. Frise si è risveglio, è diventata una dega. Mi rifarò un bel cachet per rimediare al tuo male del terrore, e un paio d'ore mandranno via accidenti a te. Se mi risuperai sopra la testa, da retta abbassala un po',
aria è a bollore, mi va di non rifiatare, tu ma bruciare, Madonna santa povera a me. Se mi risciuperai ancora, poi a te, maledetta parrucchiera, che importa. Dai, bellina, è toscana questa, Valiani, hai sentito? Questa è una toscanaccia questa, eh? Ah. È una signora pisana, credo, allora, che tra l'altro fa anche cabaret, sì, sì, è una cantante, fa spettacoli in giro, sai, allora, nelle feste estive, sì, sì. Hai conosciuto in Toscana? Non ci credo, davvero? Sì, 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 e faceva parte di un gruppo... facevano le pubblicità, non so se guardate mai il Barlume su Sky. Sì, sì. Ecco, quel signore magro che fa Rimediotti e quell'altro un po' più robustino dei nonni, quelli più anziani. Sì. Insieme a questa signora e altre due o tre facevano diverse pubblicità qui nella zona dei mobilifici, nella zona del Pisano, delle cose, quindi erano molto conosciuti anche nelle feste paesane. Quei due signori specialmente stravestivano. E questa sì, l'avevi già sentita questa? No, questa no. Comunque ragazzi, però... non so se vi siete resi conto in questo mesettino in cui abbiamo fatto queste dirette che c'è tutta una cultura musicale sui parrucchieri che non so quante altre categorie ce l'hanno. Se scrivete parodia idraulici o parodia panettieri o avvocati, se ne arrivano così tante. Va bene, allora, ok ragazzi, torniamo qui, dico quelli che stanno entrando che vogliono parlare, se non vi vedo non vi faccio entrare, anche perché poi ho visto che c'era, Nicolas mi ha visto che c'era gente simpatica prima che entrano nudi e finiamo in bellezza. Va bene ragazzi, una chiacchierata un po' leggera devo dire, stasera ci siamo divertiti, almeno mi sono divertito anche a parlare un po' di Federico che insomma almeno quello ce lo fa fare, no? di guardare un po' il settore. L'unica cosa che mi diceva sempre questa persona di cui non voglio fare il nome, che però tutti quanti conoscete, mi diceva che però è un peccato che quando si accendono le luci su questa figura professionale si accendono delle luci un po' distorte. Ecco, questo sì, questo non è super, no? Come se il parrucchiere fosse per forza, per esempio, dico delle banalità, il parrucchiere uomo fosse per forza effeminato, tra l'altro lui è sposato con una figlia, però è tutta una serie di stereotipi, no? Che la, scusa Nicola, avevi il microfono spento, non ti ho sentito, come? Ah, no, dicevo, voglio prendere un commento che... Cioè io devo ringraziare... Meno male che non ti piaceva Angelo. L'argomento di Federico, perché vedo che sei appassionato. No, ma Angelo Bertè mi ha fatto ricordare una cosa. Cosa? Ma secondo me, nella vita di un parrucchiere, c'è una cosa obbligatoria per tutti. Guardare Zoan. Chi è che l'ha visto il film Zoan, tutte le donne vengono... Quello per me è uno dei film più belli, divertenti in assoluto. E guarda... Secondo me quello è l'esempio lampante della creazione dell'estremizzazione del personaggio di Zoan. Cioè, no, dovevo dirlo perché mi ha fatto ricordare quel film lì che è bellissimo, Zoan, cioè, mi fa morire. Vabbè, magari finiamo con la scena del lavaggio. Zoan, proprio. Finiamo con la scena dove lava i capelli, che è proprio, è rimasta nelle scene memorabili. Se mi scrivi come si scrive Zoan, perché sennò non lo so, ti mando il link. Ecco, bravo, mandami il link, mandamelo su WhatsApp. Va bene, allora siamo quasi alla fine. Chi è che voleva salutare qua? Vediamo chi è, se ti vedo e non ti vedo, niente, questo insiste, no.
non ti vedo. Va bene, ragazzi, direi che noi finisce la stagione, quindi abbiamo fatto più dirette in questi sei mesi che in tutta la nostra vita, con i parrucchieri, quindi su questo è sicuro, è stato un semestre allucinante. Torneremo, no, ma non mandarmelo qua, Nicolas, mandalo su WhatsApp perché ce l'ho sull'altro computer. È stato un semestre allucinante. Dopo l'estate, settembre, torneremo con le dirette il giovedì. Speriamo, insomma, che il mondo sia sempre più simile a quello che era prima, che è la cosa che ci interessa, anche per chi deve fare inaugurazioni, eccetera, eccetera, perché quello conta. E che altro? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Anche in condominio, ragazzi, voi Marco, Stefano, Cristiano, come... Vai, prego. No, Cristiano, non ti sento, Hai il microfono spento. Tu forse? Sì, sì, è vero, hai ragione. Okay. Mi ero mutato. Vai, sì. Perché sennò Nicolas mi sgrida che si sente il rumore della tastiera o altri rumori molesti. No, volevo solo fare una comunicazione d'ufficio perché, noi facciamo ancora qualche diretta e una di queste è lunedì sera, con le novità dei rilasci della piattaforma. Quindi ne approfitto per fare un po' di annunciazione. Per il resto... dico che mi riaggancio al concetto del il ritorno della normalità ed effettivamente io sto sentendo alcuni acconciatori che dicono che questa settimana per la prima volta hanno visto alcuni clienti che hanno atteso ad uscire, quindi come dicevamo qualche tempo fa non è l'ora dal 18 si può uscire via tutti dal parrucchiere, no, c'è qualcuno che ha atteso fino a questa settimana e quindi ha preso l'appuntamento ben 4 settimane dopo l'apertura e quindi la fine del lockdown, almeno per quanto riguarda la frequentazione. Quindi veramente la mia curiosità, e lo dico in questa puntata finale, insomma, pre-estiva, sono molto curioso di vedere quando e come tornerà quel senso di andiamo, facciamo, non pensiamo più, rispetto a questi tre mesi passati con questa cosa incredibile, insomma. Va bene, speriamo che al ritorno sarà tutto normale e come vi avevo detto voglio concludere con qualcosa di estremamente serio, poi finiremo invece noi vi saluteremo e vi lasceremo con Zoan, che è giusto, visto che oggi abbiamo guardato un po' tutto quello, visto che in diretta non lo diremo più, lo diciamo qua, mi raccomando, ve lo ricordo. Molto del lavoro fatto nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio si raccoglie ad agosto. Perché si raccoglie ad agosto? Perché molti saloni chiudono, adesso non so quest'anno come sarà, se molti non chiuderanno perché hanno già chiuso per 3 mesi, insomma, ma agosto è il mese in cui, questo ve lo dico statisticamente, chiunque faccia della comunicazione sul web ha più clienti nuovi che gli altri mesi da sempre. Perché? Perché quando ti vedo per un po' e capisco perché dovrei darti dei soldi, ci vuole sempre una motivazione, e una delle motivazioni più banali è proprio quella che il tuo parrucchiere è chiuso quella settimana lì o quelle 2 settimane lì e tu devi andare dal parrucchiere, e lì vai proprio a provare quello che nei mesi successivi hai guardato più e più volte perché hai capito che forse è la tua scelta. Quindi attenzione, anche se in pubblico non ci vedrete fino a settembre, ricordatevi che è il momento migliore per mettere un front-end, come dice Nicolas, uno dei momenti migliori è proprio il mese di agosto, quindi questo non ve lo dimenticate. Va bene, direi ragazzi che possiamo salutare. Auguriamo in diretta una buona estate. Buona estate quanti, a tutti quanti. Si possa recuperare un po' di tranquillità e di benessere in questa stagione estiva, con la speranza di rivederci tutti a settembre molto più carichi, molto più rilassati e molto più focalizzati a fare del meglio per rendere la seconda parte dell'anno ancora migliore rispetto a quella dell'anno scorso, dimenticandosi questi primi mesi di difficoltà. Va bene, io faccio anche un applauso, un mega saluto al condominio che è nato nel lockdown e che è diventato fonte di ispirazione per tutto il club, per le dirette e non solo. E da oggi, cari amici del condominio, avrete anche Bruno Foglianisi, mi raccomando, dategli l'appartamento
quello col giardino, capirete perché solo conoscendolo. Va bene, grazie a tutti. Come abbiamo detto, Nicola, dato che anche un orario è un orario già al di fuori della protezione, è un orario già al di fuori, ma giustamente fuori. Esatto. Perché Zoan non è così leggero, però in realtà fa morire da ridere. Esatto, concludiamo con Zoan. Ciao ragazzi, grazie di tutto e buona estate. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Cambio a ciò che scavate con un po' di fango è ottimo per una bella topona così. Coco? Così uno non guarda questo faccione, ma soltanto queste belle tettone. Coco, ti devo parlare subito. Il vacco. Non subito. I segreti non me li sto aprendo mai, promesso. Coco, Claude, sta cercando di lavorare. Sì, è bravissimo. Anch'io sono pronto a taglio oggi, così dico, e allora sotto? No, niente allora sotto. Ma io sono il massimo. Ma come fai a essere il massimo? Non ho molto desiderio, ho tanta distanza. Ma scusa, tuo maestro ti ha chiesto due giorni. Io dico da 5 anni, sono in grado di capire quale è il mio taglio. Cosa che devo fare? Ragazzi, basta, andate in albergo a sfogarvi. No, 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 no. Non senti, io questa non la tocco neanche col tuo di Pizzelofen. Io dicevo per rispetto al lavoro. E no, non si mangia dove si caga. Oh, non si caga dove si mangia, cioè mai mischiare. Ti sembrava un ragazzo, Bibi, solo che io non so che cosa fare. E allora sotto! Scrappy, ho già anche troppi problemi adesso. Io non ho il problema, io ho la soluzione, io è giusto. Ma se combini un guaio... Non mi posso permettere un altro guaio, lo capisci? No, 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 io non combino guai. Io sono al massimo sulla piazza. Sì, ma tu spingi, io dico tanto spingi, tempo, quando mi tocca. Io devo mandare avanti il salone. No, 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 no. Tu pensi solo te stesso, non si deve litigare davanti alla clientela. Signora Schitzer, purtroppo la nostra stilista non verrà oggi. Può attendere che sia libero Claude? Lui non lavora? Sì, ma non regolarmente. Per me va bene. No, è un abusivo. Sì, però solo se sei d'accordo, Dalia. Oh, ok. Senti, tu non ti pentirai mai di questa decisione. Signora Schizzer, guarda chi è passato. Aspetta.
No, mi dispiace, signor Pomice. Senti, Scrappy, per favore, ti do un pacchetto di azioni del salone, darò il tuo nome e uno shampoo. No, la mia fedeltà è qui e vi distruggo. Are you concerned about the current fluctuations in the world's economy? Di un parrucchiere. C'era una volta il parrucchiere che tra un taglio e un colore doveva far quadrare i conti e magari anche pensare a far crescere il fatturato del proprio salone. E la soluzione era sempre stata quella di lasciare la famiglia e partire per una qualsivoglia località per ascoltare il motivatore di turno che ti dava la giusta carica e i concetti vincenti per cambiare per sempre le sorti della sua attività. Raccoglieva una montagna di appunti, un esercito di concetti e una buona dose di autocompiacimento. Una volta a casa, però, si ritrovava solo con la montagna di appunti e poco tempo per capirci qualcosa, finendo ancora per non fare niente e ritrovandosi a partire per un altro weekend di formazione. Poi, un giorno, su internet scopre il club dei parrucchieri. Deve registrarsi, ci vuole una carta di credito, sembra complicato. E comincia a pensare che oltre ai corsi gli tocca studiare sul telefono, sul computer e con gli appunti. Ci prova e scopre che ci sono persone che rispondono alle sue domande, video di formazione da vedere quando vuole e molte altre cose. Si accorge che ci sono altri parrucchieri come lui con cui può scambiare opinioni e strategie senza muoversi da casa. E che addirittura può essere seguito personalmente dai coach in videochiamata. Mettendo in pratica i primi consigli e le prime strategie, comincia a vedere i risultati a cui nemmeno credeva più. E poi parte per un weekend di formazione, in cui incontra personalmente i colleghi e i coach, con cui è già praticamente amico. E al corso è arrivato già preparato, perché sono settimane che viene seguito personalmente e aiutato a mettere in pratica le azioni di marketing. E una volta tornato a casa, continua ad essere seguito, rivede le registrazioni del corso e usa tutti gli strumenti messi a disposizione, raggiungendo finalmente i risultati che si aspettava da tempo. Il mondo è cambiato. Cambia anche tu.